Buonasera a tutti, stasera presentiamo e recensiamo Le lunghe notti di Domenico Treschitta. Domenico, per molti catanesi, è un mio concittadino di Catania, lo chiamiamo come molti altri Domenico, Mimmo Treschitta. Le lunghe notti ha una storia importante, un libro che doveva uscire 20 anni fa, con editori importanti che lo avevano valutato e considerato perché per Pontigia, Giuseppe Pontigia, rimase folgorato ed era il momento in cui Mimmo Treschitta voleva smettere di scrivere, invece lui disse continua a scrivere. Tant'è questo perché si intitola Le lunghe notti, perché doveva, era un carteggio che aveva il titolo di Le lunghe giornate. Poi lui ebbe un periodo di sofferenza di insonnia e lì sviluppò ancora altra scrittura, dietro invito di Peppo Pontigia, che aveva letto solo la prima parte, Le lunghe giornate, tant'è che il libro è diviso in due sezioni, Le lunghe giornate e Le lunghe notti, che poi prende il titolo dell'intero libro, e ogni sezione è divisa in tre parti, destini, casualità e morte. Morte è una sorta di sinossi alle due sezioni, qualcosa di meraviglioso. Che cosa si racconta in questo libro che non può essere definito un romanzo, non può essere definito una raccolta di racconti, non può essere definito niente, è quasi un saggio. Io dico semplicemente che sono degli sfrazzi di luce straordinaria che inchiodano il lettore ai piedi, alla mano, perforate fino a quando diventa quel lettore quasi un Cristo, perché si riconosce parte dell'esperienza, del vissuto dell'autore che da bambino partiva, allora c'è la traslitterazione, la trasposizione in un autista che guida, mentre il bambino Domenico Treschitta partiva con i genitori, con la macchina, con l'850, con la 600, così come mi ha comunicato in un'intervista e anche in una presentazione, ho avuto il piacere di poterlo presentare. Ho delle esperienze di altri personaggi, che sono tutti dei personaggi che hanno dei disagi. E qual è la bellezza, questa grande prova d'autore, che non voglio io sia questa perché desidero che, ereditando l'eredità di Peppo Pontigia, continui Mimmo a scrivere. Ecco, dico, questa non è la prova d'autore, no? Dovrai continuare quando è ispirato, quando ha la possibilità di scrivere. È pubblicato da Avigliano Editore, l'ho dimenticato, ma come vi ho detto, questo blog non si cura delle regole della recensione o altro. Ho dimenticato anche quello che dicevo prima. Insomma, non potrebbe essere un saggio, ma comunque un insieme di sfrazzi di luce che inchiodano appunto il lettore, che gli perforano la mano fino a quando lo mettono in croce ad arrendersi, a quello che è la realtà del vivere, e dove il disagio non è necessariamente nelle lontane periferie, ma è nell'uomo normale e regolare, solo che però socialmente da sempre si considera che l'uomo normale e regolare, che non vive negli ambienti di periferia o altro, è l'uomo che dovrebbe essere colui che vive invece nei quartieri di periferia, che non ha lavoro e altro, il disagio lo affronta tutto. Ci sono anche dei parametri di molta comunanza e di alchimie di relazioni, come paragrafi, capitoli, come del soldato, del carcerato, dove si entra col disagio e il terrore dei superiori, di chi è lì dentro, superiori, carcerato, insomma, di chi è una persona che è in carcere e ti sottomette, invece no, perché c'è il racconto del sottotenente che trova le matricole che si stanno facendo una canna, loro la buttano e loro sono spaventati, il sottotenente che 2 o 3 anni prima dice perché l'avete buttata, anche io la volevo fumare, quindi si capisce che sta rimanendo lontano da casa o altro, lavora. Libro straordinario. Sì, potrebbe essere la prova d'autore, lo è senza dubbio, ma chiedo a Mimmo di continuare a scrivere. Appartiene alla collana I Corimbi, costa 14 euro. C'è anche un'autorizzazione della famiglia di Peppo Pontigia di una nota importante di alcuni scritti di Peppo che lasciò postumi. Mimmo ha scoperto quando morì. Compratelo perché ne vale la pena. Ciao a tutti e complimenti a Domenico Treschitta.